Buongiorno Maria, buongiorno Wilmer, Sono eccoci qua. Buona domenica. E soprattutto è domenica oggi, no? buona domenica, ragazzi. Buona domenica. Eccoci qua, come se stiamo al merzo, no? Praticamente siamo a pranzo di domenica perché, insomma, costume che qui in Italia, tu lo sai, insomma, ci teniamo molto alle tradizioni, no? Il pranzo si fa in famiglia, no? Mi Ma sentite? guarda, in famiglia per forza, non è che ci sono Allora, noi dobbiamo fare una piccola prefazione perché ovviamente molti probabilmente non vi conoscono e devo fare un'introduzione, come giusto che sia, un'introduzione precisa, corretta, non una presentazione. Wilmer e Maria, lo dico per i distratti, tra virgolette, sono in assoluto la coppia di ballo e nel ballo nella vita, in assoluto tra i più acclamati, apprezzati, applauditi nel mondo, e loro sono cubani e vivono in Italia. Oramai, da quanti anni siete in Italia? 2002, 18 anni. 18 anni. Aspetta. Cioè, tu nel 18 anni fa sei arrivato così e sei rimasto così, pazzo eri, Maria, non sei riuscito a tranquillizzarlo, a renderlo magari un po' più tranquillo? No, No, era sempre così. E era già adesso è così prima. Porca peggiorato. miseria, incredibile sto ragazzo, guarda. Allora, voi, cioè, intanto chi ha conosciuto chi? Chi ha conosciuto chi, o meglio, chi è stato che ha fatto il primo passo? Ecco, diciamo così, come si dice quando si è fidanzati. Ah, abbiamo fatto il primo passo insieme. Sei stato tu, Ma si immagino. lavorava insieme, allora ci siamo. Vabbè, come sempre, è normale. Sono stato Questo sempre così. dove è Il primo successo? passo l'ho fatto io. Qui in Italia. Qui in In Italia, Italia. in un locale dove lavoravamo, il Niño del Fuego. Ah, ricordami, questo dov'era il Niño del Fuego? Dov'era il Il Niño del locale? Fuego a Ancona, a Marcelli, dove siamo arrivati. Ok. Insomma, sono passati un bel po' di anni, sono passati tanti, tanti, tanti palchi trascorsi insieme, no? Che cosa... Sì, Maria, ti tanti. posso fare una domanda? Ma che cosa ti è piaciuto di Wilmer? Che cosa ti ha così attratto, ecco? Guardalo, no, 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 perché poi la picchi, io lo so che tu sei così, no. Onesta, 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 ti difendo io. Ti difendo io, ti difendo. Che cosa ti è piaciuto? Da Oltre alla lui pazzia. che, oltre alla pazzia, che è molto intelligente, quindi è stupido, non ha niente, e a me mi piacciono i ragazzi intelligenti. Intelligente. E invece Wilmer, che cosa ti è piaciuto di Maria? Insomma, Maria Carmen, che lei è fatta così. Cioè, lei non cambia mai. Lei la mattina si sveglia in una maniera e la sera si Si addormenta addormenta uguale. allo stesso Cioè, non modo. è che cambia. Uguale. Come Cioè, lei ha il suo carattere. A chi piace bene, a chi non piace, ciao, arrivederci. Quindi, È come fatta ogni così. donna, immagino, no, con le proprie isterie, con le proprie pazzie, no? Come ogni donna, del resto. Sì, ma non è che ti cambia tanto, No, eh? già lo sai com'è. Sì, ma infatti lei è molto, Ma molto dolce. fatta così. È molto dolce. Allora, lo dico per chi ci Sì. sta guardando, per chi volesse fare delle domande a Wilmer e Maria, le facesse pure. Lei non parla molto, ma quando parla ti Ah. dice subito la verità, non ti dice mai le bugie. È una Palestina, no?
Sicuro. Però perché? Perché la verità Ah! vai. E quindi parlo meglio. Ragazzi, vi sento un Dai, po' bravo. lontani, vi sento forse la No, bravo. connessione che sta un pochito mala. Ecco. Noi ti sentiamo Sì, bene. sì, credo che sia un problema di connessione, non Sì. altro. Allora, niente, volevo appunto capire, intanto voi avete la famiglia in Italia, avete la famiglia a Cuba. Allora, io c'ho tutta la mia famiglia sta a Cuba, tranne mio fratello che sta a Berlino. E Ok. io ho la mia famiglia a Cuba, a L'Avana, e mia mamma e mia sorella abitano a Stati Uniti. Com'è la situazione? Come la stanno vivendo loro intanto la situazione Covid? A Cuba? Un po' dappertutto dove in Stati Uniti, ognuno ovviamente la vive a suo modo, no? Credo. Sì, vabbè, come sempre con le di là, ma no, no come qua esageratamente, diciamola Qui, così un po'. Vabbè, diciamo che qui ci ha a preso proprio in Cuba pieni. c'hanno una... Sì, a Cuba la famiglia che sta a Cuba, vabbè, Cuba c'ha il socialismo, il comunismo, è un'altra maniera, no? Però loro stanno bene, stanno sempre facendo casino. Poi quello che c'è che a Cuba non, hanno chiuso tutto in tempo e allora non ci sono, non è stato tutto così come qua. Tanto grave come qua. Invece mio fratello a Berlino, là sembra che non è successo niente. Lui mi fa vedere i video della gente che sta normale. Beh, comunque in Germania la situazione è Sembra proprio abbastanza un altro grave. mondo in Germania. Però è abbastanza grave, anche lì insomma Sì. hanno parecchi focolai, no? Però l'importante è che stiano bene i familiari, che stiano bene ovviamente le persone a noi care, perché questa è una situazione un po' tragica, no? Mai, mai successo ovviamente, almeno a noi che viviamo quest'epoca. Vabbè, parliamo di cose belle, parliamo intanto. Wilmer, che cosa ti è piaciuto particolarmente d'Italia? Cioè, che cosa ti è, oltre alla plata, alla fula, no? Che cosa ti ha ispirato a venire in Italia? Guardalo. No, allora, noi siamo arrivati in Italia perché ci è capitato quel contratto di lavoro in Italia. Poi, vivendo qua, la cosa che più ti colpisce dell'Italia è che, primo, che l'Italia è un paese bellissimo. Cioè, in Italia c'è tutto, cioè il clima è perfetto, e il paese è bellissimo, e il mangiare... Non ti posso dire, Di più. ma tu non la mangi moda niente, non non ti mangi. posso Non mangi, dire. tu non mangi niente, non mangi. Non bevi nemmeno. Io mangio poco, però Fai tanto quando l'amore. mangio, mangio bene, perché qua si mangia bene. Lo Sì. so, lo so. Così Guidate, di cavallo. Va bene. Maria, invece c'è qualcosa dell'Italia che particolarmente ti piace? A me piace tutto dell'Italia. E praticamente noi siamo nati a Cuba, siamo arrivati qua e con 19 anni. Io avevo 19 anni, allora ho fatto metà della mia vita a Cuba e metà della mia vita qua, quindi è come un secondo paese. La Immagino, vedo ma più o meno dove così. ti immagini il tuo futuro? Dove ti immagini il resto della tua vita? Non lo so. Non Può hai idea. essere qua, può essere a Cuba e dove, non lo so. Io so una cosa però, perché è ovvio che chi fa questo lavoro è paradossalmente sottoposto a molti, molti stress, no? Perché non c'è una vita regolare, non c'è una vita normale, no? Voi, immagino tu soprattutto, ti stai facendo un sacco di privazioni, no? Immagino anche l'idea di poter avere un bambino, una bambina. E questa è una cosa che avete pensato. Sì,
No. No. Per adesso no, no, perché pensiamo molto al lavoro, quindi Immagino. quello che abbiamo iniziato all'inizio con questo lavoro vogliamo finirlo. Finendolo, non dire finirlo, ma riuscire a avere qualcosa nella vita alla fine quando sarai più vecchio. Quindi noi, almeno vabbè, per me, penso molto a questo lavoro. Per adesso per un bambino non è facile. In ogni modo, è in programma o non è in programma? Cavallo, tu tieni che sia algo, eh? Non Non si è sentito. se si spezza Ah, sì, ho detto, la però voce. avete pensato di comunque in programma e in progetto fare un Wilmerino, una Maria eventualmente? Beh, mo nella vita non si sa mai. Beh, Mo può essere. adesso come adesso, no. Adesso no. Senti, Stefania vuole sapere dove vivete. San Benedetto del Tronto, Marche. Marche, bellissima terra, bellissima terra. C'è Romy, ciao Romy, nostro amico Romy. Romy, facciamo un'intervista anche con te più in là, con grande piacere. Dice che ovviamente vi ama e vi abbraccia tutte e due, Romy, Splinter. Romi lo conosciamo da tanto tempo. Io lo so, anche io ho avuto piacere di assistere a qualche suo live con grande piacere. Sentite ragazzi, secondo voi, lo so che è una domanda che non potrebbe avere una risposta, però ci terrei a sapere il vostro Paolo vuole giudizio. venire a vedere Wilmer e Marco. Come pensate di uscire da questo periodo? Guardate, guardate, guardate qui che cosa c'ho, guardate qui che cosa c'ho. Mauro, loro sono Wilmer e Maria, salutali, vai. Ciao. Guarda, guarda quanto è Incredibile pazzo, coppia. guarda quanto è pazzo. Ciao. Vedi, il te pazzerello? Lui è Ciao. Wilmer e lei è Quindi, come pensate di poterne uscire, ragazzi? Avete idea? Vabbè, qua adesso non si sa come sarà la situazione. Almeno per la gente del mondo dello spettacolo non hanno detto niente ancora. E noi niente, stiamo vedendo, cioè, siccome abbiamo i festival cioè, in diverse parti del mondo, ogni parte del mondo sta vedendo come fare. Non lo so, io penso che qua in Italia speriamo che al più presto diano delle direttive, Indicazioni. che diano qualcosa così, cioè indicazioni, così la gente si organizza e sa cosa deve fare. Soprattutto io penso alle scuole, che ho sentito tanti amici miei che stanno veramente, Non sanno cosa fare. alle È vero, scuole, i locali, DJ, cioè, è tutta una catena fino ad arrivare agli artisti, perché veramente oggi la cosa più brutta è l'incertezza, no? Cioè, stai certo. così senza, Non sapere che non cosa si fare, sa, ma quindi mi però. state dicendo che voi praticamente comunque avete pianificato anche date nel mondo, quindi non state rinunciando ad alcune date, comunque lavorerete. Sì. Qual è la prossima data dove Appena si può andrete? iniziare. Adesso stiamo vedendo, perché quello, i festival, sempre strano, ma i festival quelli in Asia, quelli in Cina, in Corea, quelli non sono stati cancellati. Incredibile. Allora può darsi che comincia prima là e poi arriviamo È incredibile, cioè mi stai dicendo una cosa che mai crederemo perché tutto è cominciato lì e lì invece è come se tutto fosse qua. Bravo. normale, diciamo. Io spero che possa essere Grazie. quanto prima anche in Italia, perché voi sapete benissimo che qui si vive di pane e salsa, pane e ovviamente ballo, quindi la gente non vuole rinunciare. Assolutamente. E spero che questa No, cosa ma questa accada. sì, questa è una passione che ci abbiamo tutti, cioè oltre ad essere un lavoro, è una passione, non possiamo permettere a niente, a nessuno, di portarti via la passione, perché se ti portano via pure quello, allora
No, Siamo no, filati. assolutamente no. Hai pensato mai di, cioè, che cosa, se tu non avessi fatto il ballerino, Wilmer, che cosa avresti fatto nella vita? Io da piccolino volevo fare l'architetto. Immagina Architetto. che A Cuba, un architetto a Cuba, avresti fatto un sacco di soldi, avresti fatto. a fare le case. Ma io ho cominciato da fino a 11-12 anni, non avrei mai pensato a fare. Poi, quando sono entrato alla scuola, mi è cominciato a piacere, era mattina proprio. Zero. Però. Zero, zero, zero. Maria, invece tu che cosa non avresti fatto se non fossi stata ballerina? So perché prima facevo commercio, economia, quindi Oh. Vi siete bloccati, ragazzi. Non vi sento più, non vi sento. Allo, allo, allo? ecco. Ecco. Adesso Sì, un poco meglio, meglio riesco a sentirvi. Il problema è che la connessione sicuramente è abbastanza difficoltosa. Quindi commercio, facevi commercio? sì, facevo commercio, economia, quindi pure la contabile. Ah. E, non so, mi piace vendere. È il dinero! È il Ehi, Piero. dinero! Come ogni donna, insomma, no? Sa già, è una contabile, no? È contabile. Ehi! Beh, è importante, Wilmer, eh? Tu devi sapere, disse John Lennon, disse questa parola qua, disse una frase molto bella: dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. Questo è importante. Sì, Eh? sempre, sempre così. No, se ti devi saper mettere insieme perché da solo non ce la fa nessuno. Allora, io vi conobbi, adesso non ricordo quanti anni fa, con il primo spettacolo, ricordatevi voi la data perché siete sicuramente molto, molto più preparati di me, e con il Cigno Nero, uno spettacolo che a me impressionò particolarmente perché voi siete molto bravi ad esprimere, ad impressionare un concetto che non è limitatamente al ballo, ma proprio un insieme di cose che rappresentano lo spettacolo stesso, quindi insomma rappresentate la morte del cigno, no? Sì, Spettacolo importante. dato 2011. 2011, sono passati 9 anni, quindi voi venite anche dalla danza classica, correggimi Maria se sbaglio. Quindi è un Perché almeno insieme. con è sempre si deve studiare la la base base, sì. che per tutti i ballerini è classica. Ti aiuta a fare tutto, a avere una dalla forma fisica, avere una Comportamento, sì. comportamento nel corpo, quindi è la partenza di tutto, la base di tutto, quindi quello Una completezza comunque sicuramente è così. perché non appartiene a tutti questa, perché poi di ballerini cubani ce ne sono tanti, no? E voi avete seguito anche questa linea, non dimenticando mai la base appunto della danza classica e portandola quasi in tutti i vostri spettacoli. Quindi complimenti perché siete veramente una Sì, coppia perfetta, si può dire. perché poi quello show per noi è uno show che noi amiamo tanto perché è stato lo show in cui abbiamo fatto quello che volevamo, perché prima di quello, stavamo cercando ancora di trovare una strada come artisti, no? Perché ci sono tanti artisti, allora tu devi trovare la tua. E lì in quel show noi avevamo detto facciamo come vogliamo noi, non co no come la gente ti vuole vedere. Allora quello ci ha lanciato, ma allo stesso tempo finendo quello spettacolo, ci è capitato che la gente c'era quello che rimaneva impressionato, che piangeva, e c'era quello che si avvicinava e diceva: ma quello non è salsa, quello. Potete farlo da un'altra parte perché È vero, vero, mi vero. Vabbè, come piacciono del resto. De gustibus, e
Però io ti Sono dico, rimasti con. adesso non vengo mai a criticare, a giudicare i gusti delle persone, perché poi ognuno ha un gusto proprio, quindi, e ognuno poi esprime e rappresenta il ballo a proprio modo. Voi, per quello che è il mio parere, per quanto possa contare, siete completi, siete perfetti in ogni rappresentazione. Quando qualcuno mi ha detto, e c'è stato qualcuno che me l'ha detto, vabbè, non mi hanno lasciato niente. Io ho detto, ma vabbè, se non ti hanno lasciato niente Wilmer e Maria, forse probabilmente non hai capito che cos'è il ballo. Però paradossalmente poi ho visto che hanno fatto gli stage con voi, quindi evidentemente sei dovuto ricredere. Quindi Mettiamolo qua, il papà. mio è stato Zia. come dire, un giudizio che alla fine ha scalfito un poco quello che è il pensiero di questa persona. Maestro, stiamo parlando di maestri, attenzione che poi ci possono essere persone che magari non hanno un'idea e quindi si esprimono lo stesso. Allora, per favore, mi risaluti Anna Paola Barba da Lecce, ti salutano, vi salutano Giovanni Arnaldo, saluti a voi amici. Saluti! Saluti, ragazzi. Vabbè, qui avete praticamente una roccaforte perché ci sono tantissimi estimatori che vi amano, vi aspettano con grande entusiasmo ogni volta in ogni location che avete girato in Puglia. Ragazzi, io sono sicuro che questa cosa, questo periodo ci servirà comunque a capire l'importanza delle persone con le quali noi abbiamo avuto delle bellissime esperienze. Spero che anche voi ne abbiate avute tante. E non solo in Italia, nel mondo, quindi queste persone bisogna tenersele vicino, no? Perché poi un giorno, quando spero lontano, appenderemo le scarpe al chiodo, no? Si dice così per il ballo, le scarpette al chiodo, giusto? Bisogna dire, ma Sì, chi mi è stato vicino, chi è veramente importante, chi è stato veramente importante nella vita? Queste persone, bisogna appunto tenersele strette perché sono appunto linfa vitale per ognuno di noi. Nello stare bene, perché poi occasionalmente siamo tutti buoni, no? A considerare la persona, ma non funziona così nella vita. La persona cara rimane cara eternamente. Un sentimento è un sentimento, non si può inventare, no? vabbè, è sempre così, poi sono sempre in pochi. Wilmer, è la vita. Sto parlando con molti artisti, con molti ballerini, no? Chiaramente, più di qualcuno mi dice, Enzo, le persone care si riconoscono sempre, anche nel momento del bisogno, non all'occorrenza. E quindi è importante tenere strette le persone che rispettano, no? Questo è un giudizio che dobbiamo tenere sempre a mente. Parliamo di cose futili, no? Abbiamo parlato di figli che probabilmente arriveranno, non si sa, siamo qua, siamo, no? Sotto il cielo del Signore. Chi è che decide un passo? Allora, Maria, parlo con te adesso. Chi è che decide un passo anziché un altro, una coreografia anziché un'altra? Aspetta, lo puoi ripetere, Enzo, perché non ho sentito. Ho detto chi è che decide un passo o una coreografia nella coppia? Chi è che la che manda? Chi è? Ah, beh, dipende perché è un po', ci sono delle coreografie che lui vuole fare e ci stanno delle idee che io voglio fare nella coreografia, quindi è un po' tutto. Quindi ognuno ha la sua idea e poi il problema è metterle insieme senza polemizzare fra di noi. Quindi io ho i miei gusti, lui ha i suoi e quando li mettiamo insieme cerchiamo un equilibrio, tipo per poter costruire una coreografia. E da lì esce tutto. Ma voi state facendo un No, progetto adesso? perché... Ho letto. Devo dimmi, Wilmer. No, il fatto è che noi veniamo da due scuole diverse. Lei viene dal Tropicana e io vengo dall'Aena. Lei ha studiato lo stile cabaret e io ho studiato una cosa, diciamo, più tradizionale. Siccome sono due stili diversi, noi che facciamo? Li mettiamo insieme, li mezziamo, cerchiamo di ognuno imparare dall'altro. Io imparo da lei, lei impara da me, cioè Va bene. nella coreografia non c'è mai nessuno che dice,
facciamo così. Noi ogni 8, per quello ci mettiamo un anno per fare una coreografia, perché ogni 8 ci vengono 10.000 idee e poi alla fine è che le mettiamo insieme. Però è un lavoro di collaborazione, non facciamo mai io voglio fare, io, cioè no, perché abbiamo due stili completamente diversi. Oggi no, perché oggi già ci siamo mischiati proprio alla... cioè basta che ci guardiamo e sappiamo cosa dobbiamo fare. Però è stato difficile all'inizio io capire che come volevo fare io andava bene per me, però non andava bene per lei. Poi come voleva fare lei andava bene per lei, ma non andava bene per me. Perché, come ti ho detto, veniamo da due mondi simili, ma non uguali. Non uguali. Lena, lo dico per chi magari non lo sapesse, l'Istituto Nazionale di Arte a Cuba. Tropicana, invece, è uno spettacolo, chiamiamolo così, perché poi sono delle location realmente che si trovano a Cuba. È definito uno dei 7 più bei spettacoli al mondo, rappresentati al mondo. Correggimi se sbaglio. È più importante di tutta Cuba. Di tutta Cuba sicuramente. Da tanti sì. anni fa. Tu stavi a Santiago o stavi a La Habana? Tu eri a Santiago, Maria, o a La Habana? A La Habana. No, a Santiago mai. Sempre a La Habana. Sempre a La Habana. Quindi è importante capire poi come però si la possono... La cosa... Cioè, a Cuba ci sono tanti cavare. Sì. La cosa di Tropicana è che Tropicana, Alfonso, ha fatto lo stile Tropicana, ha creato proprio uno stile di ballo. Cioè, ci sono tanti cavare a Cuba in cui il son si balla stile cavare. Invece a Tropicana il son si balla stile Tropicana. C'è un ballerino di Tropicana, tu lo conosci da quando sale sul palco, capisci subito. Che è un ballerino di Tropicana, perché loro hanno creato lo stile Tropicana. Cioè, quello è pazzesco, no? Cioè, hanno creato uno stile. È una cosa... non lo sapevo. A me, devo essere sincero, mai piaciuto lo stile Tropicana. Però, devo dire che da lì sono usciti dei ballerini pazzeschi. Perciò... La scuola è importante. A mio gusto mi piace, però... da quella scuola ci mettiamo a parlare qua adesso, sai quanti ballerini sono usciti da lì? Immagino. Ballerini fortissimi. Qual è la differenza tra il son tradizionale e il son tropicana? Io adesso da ignorante te lo chiedo perché magari vorrei capire la differenza fra un genere, uno stile e l'altro. Sì, allora... Il son tradizionale sarà sempre tradizionale, quindi no, non c'ha movimenti di braccia né movimenti di testa, c'ha macchia al passo insieme alle spalle, alternando le braccia, son, passo, passo, son, sempre con quella cadenza e quel livello così base, praticamente tradizionale. Invece all'estilo cabaret, che lì si iniziano a stendere le braccia, quindi stendere, a muoverle, a darle un stile cabaret, sempre ovviamente con il tempo del son, che è quello che marchi sempre. Poi gli dà diversi stili e diversi movenze con il corpo. È quella differenza, stile cabaret. Il cabaret ha creato quel modo di ballare il son. Poi quello noi diciamo, questo è un po' un son, non è tradizionale, un son cabaretero. Okay. Perché già utilizza tante cose, tanti movimenti come al son tradizionale non si fa così. E anche l'intenzione, no? L'intenzione del ballo. Quando balli tradizionale, balli per te e per la tua coppia. Okay? Quando tu balli a livello cabaret, tu balli per il pubblico, perché c'hai una platea davanti e tu ti devi far vedere. Certo. Non balli per te stesso. Per quello quando tu vedi un vecchietto a Cuba nel bar che balla il son, tu dici, ah, che bello, perché lui è tutto lì, ma balla per te. Non balla per farti vedere a te che lui sta ballando. Invece sul palco, nel cabaret, tu non balli per te, tu balli per un pubblico. Perciò tu devi esagerare tanto.
devi far vedere tanto, è una cosa esagerata, e quello è così bello. Adesso vi faccio una domanda un po' provocatoria, ma questa, poi successe una guerra, è successo ancora tuttora, c'è una discriminazione per chi fa ballo cabaret in questo caso, come succede per l'Italia, per la baciata sensual, per esempio, ecco. Che cosa? La pregunta è, si è sta una guerra entre il son tradizionale e il son de tropicana, come è sta in Italia entre la baciata e la baciata sensual? Ah, no, 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 al contrario, guarda, cioè, tra il son tradizionale e il son, diciamo, cavaretero, quello che diciamo, sì, non c'è stata mai una guerra, è un semplice, un'altra maniera di fare. Poi, cioè, io non lo so, la baciata dominicana, baciata a senso, per me è sempre baciata, cioè, la musica è sempre la stessa, poi tu la balli come vuoi tu, cioè, a me... Come per me la salsa è sempre salsa, poi io la ballo come voglio io. Ok, quindi non devono esserci discussioni, non devono esserci guerre, discriminazioni, non, giusto? Mi sembra che è giusto che magari ognuno balli come vuole. Esatto, io penso che nel son l'unica discriminazione è che devi andare a tempo di son, perché se no lì sì, è meglio che ti ammazzi e non balli più. Dopo le movenze o lo balli tradizionale o lì fai stile più moderno, le cabaret. La baciata è uguale, cioè la baciata è quella, poi la tua interpretazione è come vuoi tu. Se vuoi fare 8 onde da fine è un problema tuo, se invece tu vuoi rimanere attaccato alla dama tutto il tempo è un problema tuo. È un bel problema. La baciata non mi metto a dire niente perché l'ho conosciuta di una maniera e ovviamente qua hanno fatto un altro stile, ma certo, io sto dell'opinione che sempre bello, uno può creare altri stile senza come dire rispettare la tradizione. Sì, rispettare è senza distruggere troppo, va bene, un po' una cosa dire che è così, sapendo che la baciata sarà sempre di Santo Domingo, e certo, quella è la baciata. Quella che abbiamo conosciuto da Cuba è sempre. Ma comunque questo mondo si rinnova sempre, si sarà sempre così, più avanti, con il balli, con le cose. Questo per me, la baciata, mi fermo qua perché... Sì, no, hai ragione, hai ragione. Poi magari... Però era giusto per capire se a Cuba si fosse creata discriminazione. No, che almeno che sappiamo noi, no. No, lui sta dicendo la baciata. Come la baciata, no. No, con la discriminazione, no. Vabbè, ma... Sì, dico. Free. Quello che c'è, quello che ti piace balla così, cioè... Uno balla come vuole, cioè non ci devono essere di paletti. Io ballo sensual e quando ballo sensual ballo solo sensual. Io ballo sensual, ballo dominicano, ballo colombiano, ballo come voglio io. Cioè, il ballo è libero, l'arte è libera. Ovviamente noi siamo certi che ci stanno sempre parlando del son e ci stanno le persone che balleranno sempre tradizionale, che gli piace così, non gli piace cambiare. Un altro modo, dico no, ovviamente no, non sono d'accordo che il son possa ballarsi in un altro modo. Okay. E gli dicono per quello, forse gli dicono magari quello è un'altra cosa, quello è cabaret. Però il tempo ci deve essere sempre. Basta che sai il tempo del son e ovviamente quello è lo più importante. Leggo un po' di messaggi, ragazzi, perché ci stiamo attardando tantissimo. Intanto milione di saluti per voi, Assunta, Andrea, Chiara De Carlo, siamo giù a Lecce, Gallipoli, immagino anche gli amici di Salento Nido, Giulio Patruno, che vi salutano, Marco, Tiziana, Ciccio Sorada, Ostuni, Brindisi, quindi sono milioni di saluti che stanno arrivando, Adriana Farina,
Anche Brindisi, saluti per te. Luca d'Argenio, Taranto, Massafra. A me piace, a me lui non piace tanto, è davvero brutto. C'è Luca che si è ricordato che sei brutto, vedi? Non sono solamente io a dirlo. Quindi, Maria, quella è la droga, oh, cercate il microfono che non so io. Dimmi, che desiste? più passano gli anni, si favorisce Wilme. La droga, i drogati, i drogati. È più saluto, penso. Ragazzi, qual è Vado così. stato? Sì, lo so, qual è stato il più bel complimento che abbiate ricevuto? Il bel complimento. Vabbè, io, cioè, quando noi facciamo gli spettacoli, ci capita spesso che si avvicina qualcuno piangendo e ci dice: mi sono emozionato o mi sono emozionata, cioè non ho capito cosa avete fatto, ma mi sono emozionata. E questa è la cosa più bella che vi possono dire, perché il ballo è questo, è tenere l'emozione. Sì. Perciò a me cioè una presa può venire bene, può venire male, la tecnica di un passo può venire bene, può venire male, ma l'emozione è il saper trasmettere alle persone attraverso il movimento la tua emozione, vuol dire che hai fatto un buon lavoro. Hai Perciò fatto un buon lavoro. ci ho avuto tante persone che si sono avvicinate piangendo e non ho capito cosa avete fatto, ma mi sono emozionato. Bravo, vuol dire che allora è arrivato. Bravi, bravi. Tu pure? No, è sempre uguale questa sensazione quando so che io li ho attivato a queste persone, di per me è fatto quello che voglio fare io. Trasmettere questa sensazione è molto bella, che la gente te lo dice. Questo è molto bello, ripaga tutto il sacrificio che fai, questo ripaga. Io sono sicuro che voi siete molto bravi nel vostro lavoro, non a caso avere un vostro spettacolo è necessariamente qualcosa di impossibile perché siete amati, chiamati in tutto il mondo a rappresentare una coppia, quella che ho definito appunto perfetta, perché appunto essere coppia nella vita e nel ballo, non è, già nella vita è difficile, figuriamoci nel ballo e nella vita. Quindi, insomma, ecco perché ci vuole molta molta pazienza. E avete, diciamo, tutta la mia stima per questa cosa. Prego, ma ci sono dei consigli che vorrei che voi deste ai ragazzi che vi stanno guardando, non necessariamente maestri, perché adesso, diciamo, abbiamo bisogno di cose positive, abbiamo bisogno di input positivi per i ragazzi che vorrebbero tornare a ballare, magari farlo con un principio che magari vi sta particolarmente a cuore, che vorreste dire adesso. Io che cosa posso dire? Cioè, a me, io penso che, cioè, come ho detto prima, questa è una passione di me, ti piace ballare, ti piace ascoltare musica, ti piace far parte di un mondo caraibico, non devi lasciare che questo momento te lo porti via. Lo devi tenere stretto e devi cercare di offrirti e pensare sempre che questa cultura è nata per strada, è nata una cultura povera e rimarrà sempre così. Perché noi possiamo ballare oggi in casa, anche sul terrazzo, possiamo ballare ovunque. Domani, quando passerà tutto, cioè dobbiamo ballare nei locali, nelle cose, però quando torneremo a ballare e a fare tutto come era prima, perché ci torneremo così, cioè cercare di divertirsi. In Italia si era perso quella cosa, questa parola, divertimento. Eravamo tutti impegnati a far vedere chi era più bravo dell'altro. Oggi, ragazzi, vedi cosa è successo? Perciò tutto quello che abbiamo fatto io sono, cioè, vedevo i ragazzi che io dicevo: ma perché non balli in tutta l'università? Ma
io dopo gli altri mi guardano. Oggi, vedi che succede? Che domani, quando comincerà tutto, noi dobbiamo andare in pista e sfadare la pista, anche se non sappiamo ballare. Noi dobbiamo ballare, ci dobbiamo divertire, dalla mattina alla sera. Che nessuno ti può giudicare, è impossibile, questo è un ballo, è una passione per noi. Poi ci sta chi è più bravo e chi è meno bravo, ma io devo ballare, mi devo divertire, certo. Questo è il divertimento. Certo, è importante ragazzi, adesso no, cominciamo, dimmi Maria. No, è giusto, quello sono d'accordo, ma dice lui uguale, stessa cosa. No, adesso penso che questa quarantena, anzi sicuramente questa quarantena ci sta insegnando ad apprezzare le cose che prima ritenevamo fossero così non importanti, no? Quello di un abbraccio, di un bacio, di un saluto con le persone, di socializzare, di aspettare il momento di ballare, perché è importante. Chi ha avuto questa passione per il ballo, io credo che questa cosa non l'abbia mai persa, no? Chi lo ha fatto in maniera molto disinteressata, penso anche per colpa di chi insegna tutto questo, perché spesso e volentieri è anche colpa dei maestri che magari non inculcano per bene quelle che possono essere le nozioni dedicate al ballo, a questa passione, a questa arte, no? Quindi sono sicuro che voi siete d'accordo. Quindi è importante, vedi quanto è pazzo Winder, è importante che appunto i maestri seguano queste direttive, cioè far capire alle persone l'importanza del ballo, l'importanza di socializzare, di non rifiutare il ballo, perché se sei in una discoteca dove sei andato a ballare, e la parola stessa dice andato a ballare, è inutile rifiutare il ballo, cioè non ci stai, poi ti metti in pista a rifiutare il ballo, al più non posso, stai facendo veramente un grande sgarbo a tutti, a chi è lì per ballare, per divertirsi, quindi che cosa sai, cioè, è sbagliato, quindi ai maestri diciamo questo, insegnate ai vostri allievi a ballare con tutti, soprattutto se andate a ballare, soprattutto insomma. Con tutti e di tutto, qualsiasi cosa. È di tutto. Prendevo una ragazza, andiamo a ballare, e no, questa è portoricana, che te ne frega, balliamo, cioè a me si è anche se cinese, salsa, balliamo sta salsa, balliamo. Cioè a me esatto. Che me ne frega sì, di dove. Balliamo. Balliamo. Ragazzi, un'altra cosa, c'è un saluto dalla Croazia. Non so che cosa abbiate combinato in Croazia, ma vi salutano dalla Croazia. Noi poco. E quel poco l'avete seminato bene, evidentemente, se vi salutano da là. Perché alzi le mani, Wilmer. Cavallo. Lo so che sei innocente, lo so, ma si vede che sei un bravo ragazzo. Va bene. Allora, chi è il cosinero o la cosinera? Chi è che prepara il muerzo, la comida? Maria? Io sicuramente, senza dubbio. Che si mangia oggi? Che si mangia oggi? Oggi, veramente oggi non ho idea. Non hai idea. Ma mangiate italiano o cubano? No, un misto. Noi facciamo italiano-cubano sempre per la dieta, questa cosa. Quindi, qual è il piatto che magari che mangiate volentieri, che non appesantisce, così i ballerini vi copiano la vostra dieta. Qual è il piatto che mangiate, che preparate, che non vi appesantisce? Allora, quello più, soprattutto quando hai fame, che hai voglia di una sedia. Che cosa? Una sedia, quindi quando uno ha fame, sì. Da sì. Si mangia una sedia. Che volessi mangiare qualunque cosa. Ah, sì. No. Un esempio che hai quando vieni tanta fame, che la prima cosa che c'hai avanti te la vuoi mangiare. Certo. Consiglio molta insalata, non mi mangio proprio lontano, vi capisco che non vi piace neanche a me. Tanta insalata che vi riempie prima
E poi magari dopo un po' magari di petto di tacchino, di pollo, una cosa leggera, che già con l'insalata ti aiuta all'inizio a riempire. Questa è un'idea. Volete Dopo te lo sapere mando a la... te. Sì, dimmi, Maria. No, no, nel senso che non, io li capisco, magari loro lo vedono troppo esagerato, ma per fare una dieta bisogna sacrificarsi. Qui in A me piace Puglia tanto abbiamo mangiare. grandi, grandi difficoltà a fare le diete perché sapete benissimo, abbiamo della buonissima terra Bellissimo. meravigliosa, con cucina altrettanto meravigliosa. E quindi immaginate quanta fatica riesco a fare anche io, soprattutto stando a casa da quasi 2 mesi, a non mangiare perché. E qui già ieri abbiamo mangiato pizze e focacce come se niente fosse, praticamente piovevano focacce e pizze da tutte le parti, quindi per dire la pizza, perché poi per non parlare di oggi. Cosa, Maria? Che con la pizza ti ammazzi da solo Lo so, infatti. per la dieta, guarda. Lo so, ma se no, la pizza è solamente niente. Se voi venite oggi a mezzogiorno sulle tavole dei pugliesi, troverete praticamente l'infinito. Troverete le orecchiette, la pasta all'orecchietto al pomodoro, le braciole, gli involtini, il polpo, di tutto praticamente. Quindi c'è, mangi che tu cominci a mangiare all'una e ti alzi alle 5. Questa è la tradizione della domenica. Avete capito la difficoltà? Wilmer, Lo so. non è essere campioni ballando, è essere campioni a rinunciare a mangiare. E questo è questa la difficoltà. Va bene, ragazzi. Bisogna stare sempre in guardia. È vero, è vero, è vero. Ragazzi, vi voglio veramente tanto bene. È stato un piacere ritrovarvi, anche se solo virtualmente. E come sto dicendo a tutti, ci dobbiamo fare una promessa. Ci dobbiamo rivedere e riabbracciare quanto prima possibile. Ma io penso che sarà prima di quello che pensiamo noi. Cioè, penso che sarà molto, ma molto prima di quello che pensiamo, perché il mondo va avanti e le cose si evolvono e dobbiamo avere solo la speranza di che le cose miglioreranno. Solo che oggi come oggi è veramente cioè, è dura, però i momenti difficili nella vita non saranno il primo né l'ultimo. Certo, Cioè, purtroppo aggiungerei. Quindi ce lo facciamo noi a questo Cuba lo abbiamo augurio. vissuto in Cosa Wilmer? questo momento, eh. Che noi a Cuba l'abbiamo vissuto questo momento negli anni 90, cioè quando è arrivata l'embargo americano, cioè a Cuba, ho Lo tagliato so. tutto dalla mattina alla sera, non c'era niente. Abbiamo fatto 4 anni, periodo speciale, Periodo che non c'era speciale. niente da mangiare. Vero, vero. Voi avete già Lì era vissuto. dura, 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 ma ne siamo usciti. Sì. Bravi. Una cosa simile. Simile. Però bisogna essere forti, soprattutto in questi momenti. E come ho già detto, insomma, stare vicini alle persone alle quali si vogliono bene. Va bene? Sì, Va esattamente. bene. Ragazzi, un abbraccio, buona domenica, vi auguro veramente ogni bene, spero di ritrovarvi quanto prima possibile in uno show ad emozionarmi e ad emozionare tante belle persone. Grazie, Enzo, grazie a te. Speriamo presto, guarda, Speriamo veramente. presto, dai, un Sì. Abbiamo fame di ballare, di fare casino. Di fare macello, ci dobbiamo abbraccio. divertire. Statemi bene, Fa pazzi. casino qua. Ciao Maria, ciao Wilmer. Ciao. Ciao, pazzi. Ciao a tutti.